Buonasera a tutti, questa notte è l'incontro di Mindfulness Yoga con Lucia Lazzarin. Lucia è nata in provincia di Venezia, si è formata nella rete GFU dove ha iniziato come allieva a sperimentare varie pratiche di conoscenza profonda come lo yoga, meditazione e scuole di saggezza. Ad appena 25 anni era già insegnante di yoga. La sua passione per la ricerca l'accompagna da tutta la vita. Si è formata come disegnatrice di moda e facilitatrice per lo sviluppo transpersonale mindfulness. Gli diamo il benvenuto e la ringrazio per condividere con noi le sue conoscenze ed esperienze. Grazie e passo la parola. Ok. Giovanna, penso che possiamo mettere il microfono aperto a tutti, dopo vediamo, perché così magari se c'è modo di dialogare, se non disturba, altrimenti sì, se vediamo posso che fare disturba, adesso e dopo sì, se disturba, sì. Chiudiamo, certo. Sì. Fatto. Ok, io vedo che c'è Antoggi, quanto? Che ha il microfono spento e anche Paolo De Gasperin e Michele. Vabbè. Io lo lascio spento, poi se serve intervenire lo riapro, così non diamo okay. Noia. Va bene. Io lo stesso. Va ok, bene. Buona idea, sì. Come volete. E quindi faccio una piccola presentazione, proprio breve, e dopo partiremo un po' con la pratica. Quindi mindfulness yoga, diciamo che lo yoga è una disciplina molto antica che origina dall'India e la parola yoga significa yug, deriva dal sanscrito yug, unire, quindi collegare. Unire gli opposti è formata da una pratica formale e da una pratica informale, cioè per raggiungere uno stato di yug, unione, quindi è indispensabile studiare lo yama niyama, mettere in pratica alcune regole di vita e portare l'esperienza nel corpo o attraverso le asana, quindi tutto un lavoro particolare. Quindi viene utilizzata generalmente come a scopo salutare e in effetti dà dei benefici fisici, però il suo principale obiettivo è quello appunto dell'integrazione tra la mente e il corpo, la mente e lo spirito e tra anche vari individui e tra l'individuo e la coscienza universale. È una pratica adatta a tutti, e costituita e formata da meditazione, asana, esercizi di respirazione, e mantra e mudra. E, diciamo che nel tempo è una pratica che è rimasta invariata perché nonostante ci siano stati anche dei periodi in cui questa pratica è stata utilizzata in una maniera anche poco etica da qualcuno, ma è talmente forte e potente, risveglia talmente tante cose nell'essere umano che nonostante queste cose non troppo etiche è continuata comunque nel tempo ad essere una disciplina molto importante dalla quale derivano anche attività come la ginnastica, lo stretching, pilates, moltissime attività hanno preso spunto. E, mentre la mindfulness è recente, abbastanza recente, intorno agli anni 80, un monaco, John Kabat-Zinn, che è un monaco buddista, ha creato questo metodo per facilitare la meditazione. Anche la mindfulness è formata da una pratica formale e da una pratica informale. Quindi anche qui c'è la conoscenza, lo studio del,
del corpo umano, della mente e così via, e la pratica formale che è comunque costituita dalla meditazione e da esercizi di presenza. E sono degli esercizi molto minimi, essenziali, che quotidianamente vengono ripetuti, anche esercizi di pochi minuti che poi faremo, no? E il suo scopo è quello di la mindfulness ci aiuta sia nello yoga, perché anche nello yoga cerchiamo la concentrazione e la presenza, quindi una tecnica ulteriore portata nel quotidiano, nel momento di vita di tutti i giorni, diciamo quotidiano, ci aiuta ad entrare maggiormente nella concentrazione, nella presenza. E questo permette inoltre di vivere le esperienze di vita difficili, perché ci sono delle esperienze che non possiamo evitare, che per tutti, e diciamo che ciò che possiamo fare è avere una visione nuova, un'altra visione dell'esperienza che stiamo vivendo. Quindi avere una visione differente ci permette di togliere quel peso che generalmente diamo, che è dato dalla paura o non sapere come reagire in certe situazioni. Quindi la presenza è quella che ci permette di focalizzare e di vedere bene l'evento per quello che è. Non si deve cambiare nulla, non si trasforma nulla, semplicemente si accoglie quello che viene. Ecco, questo è un piccolo... la prima parte, diciamo, parlata. Poi volevo subito passare a una piccola pratica che viene dal Tai Chi, per semplice, che faremo proprio anche da seduti con l'utilizzo delle mani, che sblocca alcuni punti energetici. Quindi questa parte interna della mano, batteremo le nostre mani in questa forma. E questo sblocca le narici, rilassa il viso e gli occhi. Facciamo questo movimento. E battiamo ora invece la parte esterna della mano in questa forma. E questo movimento rafforza le ossa. Ok, poi questa parte del palmo della mano, la base, battiamo questa parte qui, che stimola la funzione del polmone. Okay. La punta delle dita delle mani, che è collegata al cuore, quindi alla forza, al coraggio. Poi intrecciamo le dita in questa forma, intrecciamo dentro e stimola la circolazione. Questa parte interna del pollice, che stimola la digestione. I dorsi della mano, la parte dorsale,
le vertebre dorsali e il collo. Dorso con dorso. La seconda falange delle dita, formiamo le mani a pugno e battiamo i pugnetti sulla seconda falange e stimola il sistema nervoso. Ok, e massaggiamo delicatamente le mani. Prendiamo contatto con le nostre mani, contatto con il nostro corpo. Respiriamo profondamente. E ora ci dedicheremo 5 minuti a una pratica formale, mindfulness, non fare nulla, dove non faremo proprio nulla. Quindi possiamo stare seduti oppure anche in una posizione comoda, distesi, come ci sentiamo meglio, no? L'importante è rilassare il proprio corpo e ci dedichiamo a 5 minuti di pratica completamente rilassati. E questa pratica consiste nel non fare nulla. Quindi non possiamo sbagliare, semplicemente osserviamo quello che succede dentro di noi. Qualunque cosa sia, va bene. Non giudico niente, semplicemente osservo e ascolto il mio corpo. Semplicemente mi rendo conto. Immagina che il tuo corpo sia come una macchina. E osserva cosa succede quando fermi la macchina. Non provare a cambiare niente. Qualunque cosa accada, semplicemente osserva. Va bene se ti passano per la mente idee e pensieri. Se le sensazioni del corpo si accumulano. Se ti senti irrequieto o in pace. Se ti prude il naso o hai voglia di piangere, tutto va bene. Se ti senti sopraffatto o se ti rilassi. Ricorda che la parola chiave è osservare. Niente di più. Lascia che tutto ciò che viene vada senza aggrapparti. Rimani solo a guardare, senza fare nulla. E osserva ciò che senti, anche i suoni di disturbo esterni sono un esercizio per noi
per stare in pace. E ora poco a poco fai due bei respiri profondi e piano piano apri gli occhi, ti riapri. Ci riapriamo delicatamente, ognuno con i propri tempi, e possiamo scrivere se abbiamo bisogno di scrivere qualcosa, la nostra esperienza. Scriverla ci aiuta a mettere nero su bianco, ci aiuta a dare voce a quello che abbiamo percepito e sentito. Bastano anche due parole o qualche sensazione particolare. Ok. Ok. Se abbiamo finito, ora ci portiamo in piedi. Allora, mantenendo un po' l'attenzione, la presenza, ci portiamo in piedi e portiamo i nostri piedi paralleli, cercando di percepire come sentiamo proprio l'aderenza del nostro piede al pavimento. Inspiriamo l'aria. Ed esaliamo dalla bocca, flettendo le ginocchia. Inspiro ed esalo.
Un'altra volta, inspiro. Esalo. Osservo i miei piedi paralleli. I piedi paralleli hanno la funzione di dare flessibilità alla colonna vertebrale, elasticità e flessibilità. Se noi proviamo a portare le punte dei piedi aperti, sentiamo subito come la nostra colonna vertebrale cambia di postura immediatamente. Quindi riportandoli paralleli potremo sentire che la postura è un po' forzata, però facilita l'allineamento della colonna vertebrale che in questa forma si rilassa e scarica tutto il suo peso sul bacino e sulle gambe. Quindi avviciniamo un po' le scapole, portiamo questa parte interna del braccio aperto all'esterno, il mento leggermente verso la gola e siamo nella posizione di Tadasana, la posizione della montagna. Percepiamo l'apertura, l'allineamento e il radicamento. E cerchiamo di portare leggerezza alla nostra posizione. Respiriamo e la nostra attenzione mentale è al cuore, al petto. Potremo sentire anche il battito del cuore. Respiriamo profondamente. Portiamo ora le braccia lungo il corpo, rimaniamo rilassate, rilassiamo le ginocchia nella posizione naturale della montagna, Tadasana, sentendo la pianta dei nostri piedi, percependo dove carichiamo il peso del corpo. Flettiamo ora, radicando la gamba sinistra al pavimento, prendiamo il piede destro portando il tallone vicino al gluteo. Braccio sinistro in avanti, manteniamo il radicamento al lato sinistro.
che sciogliamo, riportiamo i piedi paralleli, ci ascoltiamo nella nostra postura. Portiamo il peso del corpo al lato destro e flettiamo la gamba sinistra, il tallone vicino al gluteo, il braccio destro in avanti. E sciogliamo i paralleli nuovamente, ascoltiamo il nostro corpo, ci riportiamo costantemente al respiro. Apriamo le braccia e portiamo la mano destra vicino al petto, al lato sinistro. Inspiro e ruoto il busto al lato sinistro, mantenendo il bacino in avanti, fermo. Entro in una mezza torsione del corpo al lato sinistro. Ritorno al centro, apro le braccia, mano sinistra al petto, inspiro e ruoto a destra. Lo sguardo osserva la mano. Ritorno nuovamente al lato sinistro, inspiro, apro e ruoto. Mantengo sempre l'attenzione su tutto il corpo, le piante dei piedi, respiro, la presenza nel movimento e nelle sensazioni del corpo. Ritorno al centro, nuovamente al lato destro, inspiro e ruoto. Ritorno al centro, porto le mani in questo mudra, le mani sulle spalle, le braccia incrociate davanti al petto. E sollevo le braccia vicino alla fronte. Metto giù le braccia, sciolgo. Sollevo le braccia,
verticale, fletto le ginocchia nella posizione della sedia. E sciolgo delicatamente e ci portiamo seduti . Adottiamo una posizione comoda, faremo tutto un percorso sull'ascolto del respiro, quindi possiamo star seduti sia sulla sedia oppure seduti al pavimento come ci sentiamo comodi. L'importante è avere tutta la colonna vertebrale, l'apertura del torace, quindi fare un po' attenzione alla postura. Quindi fai attenzione al tuo corpo, portando cura proprio alla stabilità della tua colonna vertebrale. Senti la base d'appoggio. E se noti qualche zona un po' tesa, esalando l'aria, lasci andare. E per qualche minuto ci concentreremo sul respiro. Il respiro così com'è, senza provare a cambiare. Osserva il respiro, le sue sfumature e come si diffonde nel corpo, come se fosse le onde di uno stadio. Percepisci il movimento creato dal respiro sulle spalle. Senti le spalle che assecondano il ritmo del respiro. E senti come il respiro si estende lungo le braccia fino a raggiungere le mani, fino alla punta delle dita delle mani. Presta attenzione. Nota ogni leggera oscillazione che fluisce nella tua colonna vertebrale. E senti come il respiro si riflette in un movimento sottile, appena percettibile nel collo e nella testa. Rimani lì alcuni minuti.
Osserva ora il petto. Forse puoi sentire anche il battito del cuore. Immagina il sangue che circola accompagnato dal tuo respiro. Il sangue raggiunge tutte le cellule. Nutrendole. Senti la vita in ogni cellula del tuo corpo. Fermati nell'addome e senti come si muove il diaframma, come preme sulle viscere. E poni particolare attenzione a ciò che accade in quella zona, quello che senti. Passa ora alla zona pubica, ai genitali e al bacino. E senti come questa zona viene influenzata dalla respirazione. Continua lentamente verso le cosce e le ginocchia, i polpacci e i piedi. Senti il tuo respiro e le sensazioni tattili della pressione, del freddo, del calore. Ora senti il tuo corpo come un'unità globale e nota come il tuo respiro si diffonde in tutto il corpo. Prendi coscienza della totalità vivente del tuo corpo. Goditi la meravigliosa sensazione di essere vivo, di essere secondo dopo secondo, momento dopo momento.
e a poco fai due respiri profondi e piano piano ti riapri. Muovi delicatamente il tuo corpo e apri delicatamente gli occhi. Se lo desideriamo, se ci sentiamo, possiamo scrivere qualcosa sul nostro foglio, se ci viene naturalmente, senza obbligo. L'importante è sentirsi completamente liberi in ogni azione che facciamo, perché la stiamo facendo per noi. Quindi è importante ascoltarci e fare realmente quello che sentiamo. Quello che il nostro corpo ci chiede, la nostra mente, il nostro spirito ci chiede. Ora volevo proporre alcuni mudra, concludere, per entrare in un'integrazione con i mudra. Quindi abbiamo attivato il nostro corpo con il respiro, osserviamo le nostre mani e percepiamo l'energia, la forza vitale nelle nostre mani. Entriamo in una percezione profonda, portando sulla punta delle dita delle mani la nostra attenzione e delicatamente facciamo in modo che si avvicinino di fronte al petto, molto lentamente, percependo proprio l'incontro, l'integrazione tra le nostre due mani che formano il mudra della preghiera, Anjali Mudra. Respiriamo profondamente, ci sentiamo in questo mudra di integrazione, di ringraziamento. Disegniamo, apriamo ora nel mudra del loto, avvicinando i pollici e i mignoli e le altre dita sono aperte. Lo sguardo è all'interno delle tue mani.
Delicatamente avviciniamo le dita delle mani nuovamente in Anjali Mudra e ipoteticamente disegniamo il nostro allineamento portando le braccia verso l'alto. Sentiamo l'allineamento del corpo. Intrecciamo le dita delle mani e gli indici sono a contatto nel mudra del fulmine e portiamo le mani vicino alla testa. Il mudra è questo e le mani sono sulla sommità del capo con le punte degli indici verso l'alto. Anjali Mudra, ripercorriamo il nostro corpo, l'allineamento, ritorniamo al centro del nostro cuore, percepiamo l'espansione e l'apertura del cuore, la gioia interna, ci inchiniamo in avanti, ringraziamento, ringraziando il nostro corpo, noi stessi. Grazie. Ok. Se vogliamo scrivere, se ci viene qualcos'altro dopo questa pratica, altrimenti io aprirei anche i microfoni se abbiamo voglia di condividere qualcosa. Ciao a tutti, non sono riuscita a essere dall'inizio, ho fatto solo questa pratica, mi è piaciuta molto, molto bella, grazie. Okay. Serena, stavi parlando tu? Guarda, un vero dono, cioè mi hai fatto tornare a casa sia dentro che fuori, che era un po' così, mi sono ritornata a casa. Da subito, molto ti ringrazio, ne avevo bisogno. Bene, mi fa piacere. Anche io, Lucia, ti ringrazio e mi sento come rigenerata e mi sta risuonando molto la questione proprio del lasciare andare, dell'osservare, che non si può sbagliare, di proprio così di lasciarsi proprio andare. Certo, e di godere un po' della vita che ne abbiamo bisogno. Eh beh, assolutamente. Grazie Lucia. Grazie Giovanna, grazie, sai. Grazie anche da parte mia, Lucia, perché le mie parole sono, che ho scritto sul foglietto, sono: prima, la prima parola è stata appeso sul cuore, e l'ultima grande pace. Ah. Sì. Quindi hai avuto tutto la trasformazione. Sì. Grazie. Grazie Lucia, anch'io mi sono ricentrata moltissimo e mi sento benissimo ora, grazie mille. Grazie Nives, piacere rivederti qui. Anch'io, molto. Anch'io ho fatto, cioè la prima parte proprio quella di osservazione, mentre poi la parola che ho scritto io è stata leggerezza, la sensazione anzi di
sentire proprio anche l'aria sulla pelle. Poi una sensazione di leggerezza interna, cioè accompagnata di questa leggerezza palpabile e accompagnata da questo interno. Proprio bello, grazie. Grazie, grazie a te, grazie. Grazie Lucia. Per me le parole sono essere con me. Un legame profondo, un'attenzione di questo respiro che navigava per tutto il corpo e lontani anche pensieri, tranquilla, sì, sentendo pure i rumori esterni che assolutamente mi sono familiari e non mi hanno disturbata proprio. Sono stata bene nel silenzio e nell'attenzione a me stessa e al respiro. È un profondo senso di gratitudine per questa compagnia che mi sono tenuta e che ci hai proposto. Grazie. Grazie. Lucia, volevo ringraziarti e volevo porre l'attenzione su questa cosa che ho sentito quando abbiamo iniziato appunto la meditazione e che hai detto di appunto porre lasciarsi andare e non far niente. E questa cosa mi è risuonata molto profondamente, perché molte volte nella meditazione si pone l'attenzione a tante cose, no? Alla postura della colonna vertebrale, al collo, a questo, quest'altro. Invece questo input di lasciarsi andare e non giudicare anche la posizione che abbiamo preso, che si prendeva durante la meditazione, mi ha aiutato proprio a concentrarmi di più e a sentirmi molto più accettata anche da me stessa, ecco. E questa cosa mi ha fatto molto bene. Grazie Lucia. Grazie, grazie assoluta. Bene. Bene ragazzi, che dire? Giovanna, vuoi dire qualcosa? Grazie infinite, anch'io mi sono sentita molto bene, piena di pace, benessere e amore. Grazie. Bene. Bene, allora sì, questa era una presentazione pratica, perché ovviamente la cosa importante non è tanto il parlare a volte, ma anche sentire proprio nel corpo la nostra esperienza. E quindi Giovanna, vuoi dire te che presentiamo questi incontri dall'inizio di giugno, adesso le date mi pare che ce le ho qua. Sì. Io posso fare la condivisione? La condivisione? Ok, è sufficiente. Sì, un attimino che la cerco. Sì. Ecco, io volevo lasciarvi un po' con una... Io ho delle carte da gioco, delle carte che utilizzo con dei messaggi. E questa che ho pescato oggi è divertimento. E c'è una frase di Leonardo da Vinci che dice: il piacere più nobile è il divertimento di crescere e comprendere. Bella. A me era piaciuta e volevo condividerla con voi.
Bella, grazie. Ma come mai non ci vediamo più, scusate, io non vedo perché niente. Giovanna ha messo il un cioè sta, adesso mette il Capri. Il seminario di quattro incontri che ci sarà, diciamo, un workshop di quattro incontri. Sì, un attimino. Per giugno, ma insomma vi manderemo eventualmente, o seguiteci sulla pagina Facebook dell'Ajram, e lì troverete tutte le notizie. Insomma. Scusa Lucia, saranno tre incontri per bambino interiore? No, quello è un'altra cosa che ho fatto per il centro strada ieri. Come ieri? Io ho visto altre date anche di giugno lì. È un'altra cosa. Per l'Asia facciamo il mindfulness e yoga, mentre il bambino interiore l'ho fatto per il centro culturale, lo facciamo per il centro culturale. Ok, grazie. Sì, allora questo seminario sono quattro incontri, qua vediamo le date, da martedì 9 giugno. Martedì 16 giugno 23 e 30. Sì. Ma a che ora? A che se ora? Magari dopo scrivi dalle 7 alle 7 di sera, vero Giovanna? Sì. Alle su, Zoom? Su Zoom o al centro strada? Su Zoom. Ah, su Zoom. Oh, mandateci le date. Sì, manderemo, sì, sì. Sì, e diciamo il contributo per l'Ashram è di 80 euro per tutti i quattro incontri. Non so Lucia se tu vuoi dire un'altra cosa. Sì, volevo dire che manderò comunque del materiale ogni settimana via mail, una o due pagine, non troppe cose, con qualche esercizio che si potrà fare a casa, insomma, giornalmente, in modo da entrare un po' nella pratica. E la pratica che faremo sarà di un'ora e mezza circa, ecco, poi, in queste date che sono state stabilite. Questa era una pratica di presentazione aperta a tutti, ovviamente. E basta. Che giorno della settimana? Sempre venerdì? Di venerdì. Di venerdì. Sì. Martedì. Bene. Grazie. E vi mando un caloroso abbraccio. Che fare? La distanza. Grazie a tutti quanti. Ciao. E arrivederci a presto. Ciao. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie, buonasera. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao.